Lo slogan di Telefono Azzurro, i piccoli hanno sempre bisogno di te, lo fa suo il Lecce, che contro il Milan chiede il sostegno dei suoi tifosi e lo ottiene dopo le recenti incomprensioni. Un Lecce aspramente concentrato che si porta subito in avanti, punizione di Viali che Rossi para con qualche difficoltà. Si vede il Milan con il suo uomo d'attacco più importante, Shevchenko. Su di lui c'è un fallo di Savino. Qualche rigurgito di nervosismo cerca di riportare la calma all'arbitro Borriello. C'è ancora tensione in campo, ma poi tutto normale. Vedete però un fallo da dietro di Lucarelli su Shevchenko, cartellino giallo per lui. Lucarelli era diffidato, salterà domenica prossima la partita di Torino con la Juventus. Lecce ancora in avanti con Giorgetti che mette al centro, Elveg allontana la minaccia. Sempre la squadra pugliese con Vugrinec che evita bene Maldini, poi impegna severamente Rossi. Lucarelli era però in posizione di fuorigioco. Angolo in favore del Milan dalla bandierina Serginho, Roque Junior di testa, palla sull'esterno della rete. Segue attentamente gli sviluppi di una punizione Cavasin, la batte Vugrinec al centro dell'area, vanno a terra Roque Junior e Lucarelli, l'arbitro Borriello comanda il calcio di rigore in favore del Lecce. Rivediamo l'azione, si strattonano entrambi, però Borriello, avete visto, è ben appostato, concede il penalty che Lucarelli trasforma, spiazzando Rossi, e la 12esima rete per Lucarelli in questo campionato. Dopo 2 minuti e 30 secondi pareggia il Milan, angolo di Serginho, l'ultimo tocco è di Birov, 6ª rete per lui in campionato. Esultano i tifosi del Milan al seguito della squadra. Nel Lecce entra Pivotto al posto dell'infortunato Balleri. E subito Pivotto che posiziona su Serginho, non ce la fa a contenere il brasiliano e Shevchenko mette in rete 2-1 per il Milan sul finire della prima frazione. La ripresa comincia con il Lecce in avanti, piove e Vugrinec calcia di sinistro all'incrocio dei pali, 2-2, gran gol del croato. Poi Serginho va via sulla sinistra, Viali lo mette giù, cartellino giallo anche per Viali, che viene ammonito e era diffidato, salterà anche lui la prossima partita. Gran tiro di Giorgetti, Rossi è bravissimo in angolo, poi al 21esimo Lecce in vantaggio con Savino, un difensore che anche nella scorsa stagione aveva segnato al Milan, sugli sviluppi di una punizione di Tonetto. Poi Serginho al centro per Guli, entrato nella ripresa, bravo Chimenti a salvare, e al 45esimo praticamente il gol del pareggio di Calazzo. 3-3, partita davvero interessante.